Siamo tornati al Ternicomis con Giorgia Menciotti di ITS Umbria Academy. Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Anna. Come sta andando la giornata? Molto bene, molto bene. Molto bene. Molto bene. Bello l'ambiente, giovanile, ovviamente il nostro target che ci interessa ovviamente perché abbiamo il bando aperto fino al 20 settembre sì. E quindi i ragazzi possono fare domanda per partecipare ai percorsi. Ripeto che l'ITS è un'accademia di specializzazione post diploma sì. Di durata di 2 anni, è un titolo riconosciuto di 5° livello delle qualifiche europee, considerando che una laurea triennale è un 6° livello, e questo diciamo l'ITS si caratterizza per avere diciamo il percorso diciamo breve, perché dura 2 anni, ha un primo anno di specializzazione teorico-pratica, quindi ha un taglio pratico, i ragazzi acquisiscono delle competenze, il secondo anno vanno in tirocinio e hanno l'opportunità di lavoro in azienda. Abbiamo diciamo delle opportunità appunto dei ragazzi di l'80-90% vengono assunti, okay. E quindi il percorso è gratuito. Quindi si accede con un processo di ammissione, non chiamo la selezione perché non mi piace, ovviamente le classi sono a numero chiuso, abbiamo 3 campus a Terni ovviamente, con il marketing e amministrazione, biotecnologie e sostenibilità ambientale, digitale e meccatronica. Campus di Foligno, che è meccatronico ovviamente, campus di Perugia, che è digitale, cyber security, agroalimentare, marketing e turistico. Quindi siamo distribuiti nella regione e offriamo opportunità a tutti diciamo i ragazzi dell'Umbria e non solo ovviamente. È una grande opportunità perché da quest'anno e il prossimo anno i ragazzi ricevono una borsa di studio grazie ai fondi del PNRR, quindi non solo non pagano per avere una formazione tecnica specializzata, ma ricevono una borsa di studio che va dai 2.000 ai 6.000 euro l'anno, e quindi è un grande aiuto per loro. Grazie mille. Allora, a un ragazzo che è in dubbio di scegliere tra un'università e un ITS, cosa diciamo? Allora, io come di consueto do il consiglio di fare l'ITS perché è un investimento a costo zero, ma anche e soprattutto perché ci permette di avvicinarsi alla professione e quindi capire se veramente quella è la professione che gli piace. Poi può proseguire con l'università perché l'ITS garantisce anche il riconoscimento dei crediti con tutte le università. Certo. E quindi è una buonissima opportunità. Certo, allora, avevo un'altra domanda riguardante all'organizzazione e alla vita che può fare un ragazzo in quei 2 anni dell'ITS. Cosa può offrire dal punto di vista umano? Allora, noi lavoriamo molto da un punto di vista non solo di competenze, ma soprattutto di crescita delle professioni, sì. Anche della crescita personale, perché non si può crescere professionalmente se non si cresce personalmente. Certo. E quindi lavoriamo molto sulle soft skill, che sono oggi necessarie. L'elemento fondamentale per i ragazzi. Va bene. Allora, grazie mille per il tempo dedicato. Non e so buona... se volete fare qualche domanda a un nostro studente che è qua oggi che ci aiuta, ed è il percorso marketing e amministrazione, sta frequentando e finendo il primo anno, e quindi penso che sia diciamo un buon esempio. Va bene, allora con piacere se hai tempo, sì, con piacere. No. Va bene. Allora, come ti chiami? Marco. Bene, Marco, dacci un tuo feedback. Allora, io adesso sto finendo il primo anno di studi e mi sono trovato molto bene quest'anno perché oltre diciamo ai docenti che ci trattano molto bene, siamo molto seguiti, posso dire che l'ambiente classe è molto piacevole perché comunque ci siamo trovati subito molto bene tutti insieme, si è creato un bel gruppo e non vedo l'ora di iniziare tirocinio, quindi spero che questo mese e mezzo passi in fretta perché sono molto entusiasta di procedere con questo step successivo, diciamo. Marco, cosa vuoi fare da grande? Vorrei lavorare in un ufficio marketing. Ok. Ah, sì. Pensi di restare qui nella regione? Pensi di allontanarti? Pensi che l'ITS ti possa dare delle possibilità di rimanere qui in regione o di spostarti? Allora, l'ITS ci può dare possibilità di restare in regione o anche di andare fuori regione.
Parlando di me, ora come ora preferirei restare nel mio territorio. Certo. Poi in un futuro vedremo, però penso di andare fuori. Ok, va bene, grazie mille. Volete dire due ultime paroline? No, venite all'Open Day l'11 settembre a Terni alle ore 17 al Tulipano. Ecco fatto, perfetto, grazie mille alla vostra disponibilità e buona continuazione della giornata. Grazie.